Ciao, allora lo compro l'abito del mese di dicembre. Intanto buone feste a tutti quanti. Spero che vi siate divertiti. Allora, partiamo subito che non perdiamo tempo. Lo compro l'abito. Primo prodotto che vi faccio vedere, eccolo qui. Questo è della Alchemilla Shampoo Cedro Finocchio Idrata, ideale per capelli deboli e fibrati. Ne avevo due e quindi l'ho usato due volte. Allora, sa davvero di finocchio. Per essere un prodotto bio, fa una schiuma spettacolare e si sente ancora l'odore di finocchio, quindi c'è dentro sicuramente. Fa una bella schiuma. Sapete che i prodotti ed questi biologici con bonici normalmente non la fanno. Questo invece fa una bella schiuma, quindi pulisce bene a modo i capelli. Unica cosa, sento che diventano molto secchi e quindi sento proprio il bisogno di usare lo shampoo e il balsamo dopo. Però una volta asciutti sono davvero morbidi e lucidi. Quindi funziona sicuramente, ha un buon effetto finale, però trovo che devo usare il balsamo, quindi sicuramente non è adatto per il mio tipo di capelli che sono secchi ma che si sporcano velocemente. Se qualcuno ha dei capelli secondo me molto secchi, meglio di no. E invece tendenzialmente grassi potrebbe essere una buona cosa. Comunque sia, credo che sia da provare perché ad alcuni può piacere e ad altri no. Sicuramente io non lo compro, no, non lo comprerei perché ha bonici, ma non devo poi usare troppo balsamo, quindi fa un effetto un po' contrario, quindi questo non lo comprerò. Andiamo avanti. Questo invece sono due campioncini della Anti-Age Global di Livroche. Questo è della crema fondamentale giorno, quello in siero, quindi la nuova texture, non quella in crema, crema fondamentale giorno, ok, però il siero. E cosa devo dire? Mi è piaciuta tantissimo perché rispetto alla formulazione precedente, ma ve ne parlerò poi, questa è molto più leggera, quindi sulla mia pelle mista la applichi, è molto delicata, si assorbe subito, idrata, che è uno spettacolo, e si asciuga subito. È ottima, perfetta come base trucco anche. Ed anche se applico dopo il fondotinta o qualunque cosa, non mi va a lucidare la zona T tranquillamente fino a sera. Quindi l'applico al mattino fino a sera è perfetta. Quindi davvero una crema fantastica. Quella in siero, il siero dell'Anti-Age Global. Lo comprerei? Sì, appena ho trovato l'offerta, sicuramente questo è uno di quei prodotti che comprerò assolutamente. Prodotto per il viso, questa volta della Bottega Verde, è questa novità. Quindi si chiama Straordinaria. Trattamento viso antirughe multiattivo, formula 100% attiva. Allora, come crema, ne ho 3, quindi l'ho usata davvero per un po'. Ha una texture che sembra un latte leggero, quindi ne basta poco ed si applica molto bene sul viso, assorbe quasi immediatamente come se fosse un siero e anche l'idratazione è media, quindi come se fosse una cosa leggera, però per me idrata, soprattutto sulla pelle mista, è una cosa fantastica perché assorbe subito, è perfetta anche come base per il trucco e non rende lucida la zona T, quindi sarebbe fantastica. Unica cosa negativa, il prezzo. 50 ml, quindi la crema normale, sono su 40 euro, quindi per 40 euro li spenderei per un'altra crema, una crema della Bottega Verde io lo eviterei. Quindi lo comprerò, mi piace la crema, ma assolutamente non la comprerò. Andiamo avanti e passiamo al make-up. Questo è un fondotinta dell'Estée Lauder. Si chiama Double Wear ed è un SPF 10. Cosa posso dire di questo fondotinta? Mi è piaciuto tanto perché ha una copertura media, è molto leggero e impalpabile. Si applica benissimo, si sfuma che è una meraviglia. Con la cipria la zona T non diventa lucida per 8-10 ore tranquillamente. È una copertura media, l'ho già detto, e mi è piaciuto davvero tanto, fa anche un effetto pelle sana, è davvero fantastico. L'unica cosa, se proprio devo dirlo, il prezzo. Quindi cosa sono? 30 ml, quindi il fondotinta normale è sui 43 euro. No, possiamo evitarlo. Quindi buon fondotinta sicuramente. Se voi siete persone che magari cercano di risparmiare su altre cose, ma preferiscono avere prodotti di alta qualità, allora vi direi provatelo perché è davvero valido. Io vi dico che è valido, ma lo comprerò? No, assolutamente per via del prezzo, però è molto valido. Ultimo prodotto del mese, e anche questa volta è un profumo, questo che l'ho provato per varie volte, si vede. Questo è Le Come Garçon, è un profumo da uomo, il Florential, Florential è scritto.
L'ho provato per varie volte, perché si vede, quindi pochi spruzzi ne ho. Cosa dire di questo profumo? Intanto è super alcolico, ne spruzzi una volta ed è super invadente, ne proprio lo senti, pensa che se ci sono le mosche ammazza anche quelle. Dopo un quarto d'ora non si sente più, neanche sui vestiti, proprio è una cosa tremenda. Cioè, scusate, io ho un profumo che costa un sacco, lo applico un attimo e poi non si sente più sulla pelle, sui vestiti, non lo senti proprio più. Subito è troppo e poi niente. Quindi sicuramente risparmiate soldi. Io ad esempio non mi piacerebbe sentirlo, quel poco che si sente, anche sul mio uomo, quindi proprio no, una spadina. E come un garçon Florencial, bocciatissimo, lo comprerò assolutamente no e non ve lo consiglio nemmeno. Questi erano tutti i prodotti del mese di dicembre, quindi lo compro, lo evito. Fatemi sapere se avete provato qualcuno, come vi siete trovate, io spero sia stato utile. Se vi è piaciuto il video mettete un like, iscrivetevi al canale per non perdere le prossime recensioni e come sempre vi do appuntamento alla prossima recensione.